Oggi Fede ci ha raccontato tanto sulla necessità che al sud si sia bravi a fare coccodè, ha fatto l'esempio del tacchino e della gallina, dice che la gallina si vende meglio. In effetti siamo adesso in compagnia di uno dei ristoranti di cui si parla di più, qualche volta silenziosamente fra amici, fra persone che lo frequentano. Come si fa dei buoni locali dove ti trovi bene? Qui con me Rossella, qual è il segreto di questo vostro ristorante? Fatti con ingredienti della nostra tradizione, fatti con le verdure che sono tipiche della nostra zona, il vero e reale chilometro zero, anzi il metro zero qualche volta, perché mancano giusto pochi metri dall'orto alla cucina, e l'amore per questa terra che ci dà tante cose buone da cucinare, da mettere in pentola. È un pizzico anche di fortuna, perché comunque questo angolo di Puglia non è facilissimo né da raggiungere e nemmeno da individuare. Non è facile, però si rimane con coraggio. Voglio chiedere a Rossella, c'è mai stato un momento per questa regione in cui effettivamente ci si è smarriti, si è pensato che le nostre tradizioni, la nostra identità, le tipicità del sud non potevano avere un futuro, un mercato, e magari si sono scimmiottati modelli che non erano i nostri? Sì, è successo, però devo dirti che il richiamo della terra per i pugliesi è talmente forte che questo momento è durato pochissimo, giusto pochissimi anni, dopodiché siamo tornati fortemente alla tradizione e adesso è veramente una meta da perseguire con tutte le forze. Rossella, io sono seduto a uno dei tuoi tavoli e non riesco a scegliere, ti chiedo certamente di consigliarmi qualcosa che non mi devo perdere, che cosa mi consigli? Intanto di cibo e poi arriviamo al vino. Beh, di cibo, guarda, sembrerà un piatto banale, però le orecchiette bisogna assaggiarle, quelle fatte veramente con la semola, quella buona, la semola Senatore Cappelli che come abbiamo. La riconosci la vera la orecchietta? La riconosci dal profumo, ha un profumo di grano fresco, di grano buono, un profumo che dà subito di casa. E quella è la cosa più bella, poi sai, mettendola in bocca ti rendi conto che la consistenza è quella di una pasta che devi masticare, non è la pasta che devi ingoiare direttamente, e di conseguenza sai, tutto il palato poi viene ad essere pervaso da tutti questi sentori di fresco, di buono, di grano. E invece il vino, visto che siamo a radici? Il vino, guarda, di vini abbiamo parlato tanto questa sera e la cosa più bella è che ce ne sono davvero tante tipologie, a seconda di come ti piace bere prima di tutto e di quello che del condimento che metti nelle orecchiette, allora puoi stabilire che tipo di vino. Se io dovessi parlarti del vino del mio cuore è sicuramente il Negroamaro. Sicuramente Negro, il primitivo buonissimo, strepitosi, tutti quanti gli altri vini, tutte le tipologie, ma da Salentina al Negroamaro nel mio sangue. Un'ultima cosa, ecco, l'accoglienza, com'è quella pugliese, come accogli i tuoi ospiti, che cosa lasci di territoriale anche nell'approccio, nel linguaggio, nel guarda, modo. Guarda, di territoriale sicuramente il calore della semplicità, senza essere stucchevole, però essere affettuosa con tutti, col piacere vero di ricevere a casa mia, non nel mio ristorante, il piacere vero di ricevere a casa. E allora un'occasione per conoscere in maniera approfondita la Puglia, per mangiare al meglio, per provare le sensazioni di una terra forte e orgogliosa. Con noi Rossella, il Fornello da Ricci. Fornello da Ricci, il paese? Cegnemessapica. Perfetto, grazie Rossella, grazie, a presto. Grazie mille.